Salve a tutti, amici, sono Emiliano Babilonia. Sono stato svegliato intorno alle 2 di notte. Mi hanno attaccato con le armi ad energie dirette e praticamente adesso sto facendo un'analisi in tempo reale per verificare il sistema d'attacco che viene utilizzato all'interno del mio cervello. Ovviamente sono stato contattato in questi giorni da molte persone tramite mail che stanno venendo a Roma per effettuare le nuove testimonianze e le nuove dirette radio web per portare le loro sofferenze, per portare i loro trattamenti disumani, le sperimentazioni che stanno facendo sul loro corpo, di queste povere cavie umane o vittime del controllo neurale, che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani, veramente devastanti. Purtroppo sulla rete ci sono molti ciarlatani dicendo che tutto quello che io faccio non serve a niente, che loro sono degli esperti, che loro sono più professionali in determinate cose, però io non ho visto nessun tipo di analisi cerebrale loro, non ho visto nessuna ricerca, non ho visto nessun tipo di test che hanno effettuato, ma io, Emiliano Babilonia, ho comprato un elettroencefalografo e faccio le analisi di continuo in molti luoghi, in molti posti, addirittura ho fatto parecchie analisi con elettroencefalografo anche su molte vittime del controllo neurale. Utilizzo analizzatori di spettro che operano nelle fasce della risonanza magnetica terrestre, nella fascia della risonanza elettromagnetica in bassa frequenza. Mi sono costruito delle antenne per rilevare le onde HELF sparate da queste armi ad energie dirette e utilizzo una sorta di analizzatori o magnetometri che servono proprio per rilevare le frequenze elettromagnetiche che vengono riamplificate attraverso le frequenze in alternata nel nostro cervello. Molte persone mi stanno contattando sia tramite email, su Google+, su YouTube, su Angeli Custodi MK Ultra Italia oppure Emiliano Babilonia e tramite le email vittime del controllo neurale @gmail.com. Ovviamente dovete insistere ad inviarmi le email, insistere a inviarmi i vostri le vostre richieste di aiuto, le vostre richieste di testimonianza sulla registrazione che verrà effettuata sulla mia radio web, perché i servizi segreti deviati stanno cercando di bloccare in continuazione tutto ciò che è relativo alle indirizzazioni ai miei canali, o addirittura cercano di bloccare le email di alti esperti ricercatori di fama internazionale che mi stanno contattando, ma io questo non lo volevo dire, però ovviamente l'ho detto, e che stiamo collaborando insieme per ricerche, analisi e test. Ovviamente sto creando la progettazione di una stanza antiradiazioni per vedere se riusciamo ad attenuare determinati parametri delle frequenze alternate che vengono sparate sul corpo delle cavie umane attraverso le armi ad energie dirette ad onde convogliate. Ho contatti in Australia e molte altre parti del mondo con varie organizzazioni e associazioni benefiche, organizzazioni internazionali per i diritti umanitari, e stiamo cercando di creare una sorta di collaborazione e di divulgazione delle registrazioni che vengono effettuate come testimonianza da molte cavie umane, da molte vittime del controllo neurale, per dare una sorta di solidarietà e di far capire a molte persone che non sono sole e che stiamo cercando di
trovare delle soluzioni perlomeno per attenuare determinati parametri di disturbi, eliminando determinate frequenze all'interno delle abitazioni dove noi stazioniamo. Ovviamente l'elettroshock continuo che viene creato nel nostro cervello è quello che crea la destabilizzazione delle frequenze armoniche, delle frequenze del sonno e delle frequenze della stabilità fisiologica. È come se noi non scendiamo mai nell'ora REM, nell'ora del sonno profondo. E fatalità, molti di noi hanno allucinazioni visive, gravi disturbi derivanti alle patologie della narcolessia e dei stati ipnotici, perché non dormiamo la notte e quindi ci fanno dormire il giorno, da manciuriani ipnotizzati, da zombie, da sonnambuli. E ovviamente la narcolessia crea delle allucinazioni vere e proprie durante il giorno mentre stiamo ad occhi aperti, oppure creano uno stato di blocco cerebrale che fanno sì che una parte del nostro cervello entra in stato di dormiveglia e noi abbiamo la memoria a lungo termine o la memoria temporanea che interagisce, una sorta di traumi psicologici derivanti queste allucinazioni audiovisive immesse nel nostro cervello. Ovviamente molta gente mi ha detto: perché non state più sui canali di Facebook? Praticamente, siccome le mie ricerche erano molto importanti e stavo cercando di aiutare molte persone e avevo una fortissima, una grossissima visualizzazione, avevo un forte riscontro con i miei canali di Facebook, i servizi segreti deviati hanno fatto sì di bloccare tutte e tre i miei canali di Facebook. Hanno fatto apposta, e in fatalità hanno lasciato i canali e i gruppi dei ciarlatani che dicono che loro hanno capito tutto. Guardate, vedi l'attacco con l'arma d'energia diretta, come si stanno adesso modificando le frequenze nel mio cervello, e l'elettroencefalografo lo sta rilevando, perché la mia sensibilità nell'aumento e nella diminuzione delle frequenze elettriche messe attraverso l'arma d'energia diretta nell'elettroencefalografo trascranico fanno sì che la modifica dell'elettroencefalografo sia proprio palese, e si vede sulle mie ricerche. Molti di questi ciarlatani che stanno su Facebook, che hanno creato i gruppi controllo mentale, cioè tante altre cose, che si ritengono professori di matematica o tanti altri, tipo quello che si chiama come Atlantide, che l'hanno definito un psicopatico schizofrenico, ma che in realtà per me questi sono delle persone che recitano una parte da presunti attaccati con le armi ad energie dirette, ma che in realtà studiano dalle mie ricerche, studiano dalle altre vittime del controllo neurale per trarne vantaggio loro stessi. Io non ho mai chiesto un centesimo per effettuare un'analisi ambientale, per effettuare una scansione delle frequenze della stabilizzazione fisiologica e neurale attraverso i parametri di questo semplice elettroencefalografo. Ho sempre cercato di acquistare tutti i prodotti, tutti l'elettroencefalografo, i computer, i programmi, gli analizzatori di spettro, i misuratori di campo, le antenne, con i miei soldi, e sono stato aiutato da pochissime persone che stanno in Italia, che hanno dato qualche soldo per affrontare determinate spese che sono state veramente molto costose per acquistare tutte queste attrezzature. Molte persone mi chiamano, mi contattano e mi dicono: ah, io vorrei costruire le attrezzature che ha costruito lei. Poi quando gli dici: ah, ma c'è da spendere 2, 3, 4, 5 mila euro, non vogliono più fare niente, o dicono: ma non c'è un'altra soluzione per riuscire ad analizzare questi sistemi? Come fai ad analizzare la tecnologia che costa 100 miliardi di euro satellitare senza avere delle attrezzature idonee per verificare la frequenza che viene sparata dal satellite attraverso l'arma d'energia diretta ad onda convogliata, che utilizza le frequenze a fotoni
che utilizza le frequenze laser e che attraverso queste frequenze laser immette un campo elettromagnetico che sparato ad onda convogliata all'interno del nostro cervello crea determinate patologie, sia attraverso le frequenze della luce che penetrano attraverso gli occhi, sia attraverso le frequenze uditive che entrano nei condotti uditivi, sia attraverso le frequenze che passano i centri nervosi del midollo osseo, il cordone spinale e il collegamento del cordone cerebrale che collega tutte le attività elettriche del nostro corpo al nostro cervello e le fa interagire con l'unità centrale di elaborazione dati dell'elettroencefalografo transcranico satellitare, che segue il nostro corpo attraverso una trigonometria GPS per vedere la nostra locazione e con la telecamera a scansione sintetica focalizzano il nostro corpo e sanno il punto esatto dove deve essere sparata la frequenza di interazione o di disturbo sul nostro corpo. Io questa tecnologia l'avevo capita. L'avevo già individuata nel 2003, quando incominciai a fare le prime denunce, che sono tutte referenziate. La prima denuncia l'ho fatta il 10 febbraio del 2001, ho denunciato subito le tecnologie di pedinamento e di intercettazione, ma non avevo capito che erano esperimenti su cavie umane effettuate da agenzie deviate che operano attraverso il braccio armato dei servizi segreti interforze clandestini e deviati, che vengono coperti dal braccio armato degli Illuminati che operano attraverso le tecnologie satellitari e sperimentali che vengono attestate sulle cavie umane. Quando io faccio queste analisi, queste sperimentazioni, queste ricerche, io ho creato una gabbia di Faraday. Poi abbiamo fatto delle analisi con la gabbia di Faraday e con dei misuratori di campo per vedere la reale schermatura della gabbia di Faraday. Non è che io vado in un gallinaio e mi metto dentro il gallinaio e dico: ah, ho creato la gabbia di Faraday. No, deve essere creata la gabbia di Faraday, devono essere fatte delle analisi per vedere quanto scherma la gabbia di Faraday. E dopo fatte le analisi, bisogna riscontrare con i reali blocchi delle reali frequenze dei cellulari, le reali frequenze dei wireless, le reali frequenze delle radio, se vengono veramente bloccate tutte le frequenze di interazione con questi dispositivi. Tanta gente dentro casa mi hanno contattato, dice: io ho preso l'alluminio, me lo sono messo in testa, ma gli attacchi ce l'ho uguale. È normale che ci avete gli attacchi. Perché come fate a coprire tutto il corpo? Come fate a coprire tutte le parti dei piedi, delle gambe, tutte le parti dei centri nervosi? Non le potete coprire, dovreste essere totalmente ricoperto dall'alluminio su tutto quanto il corpo. Però l'interazione dell'arma di energia diretta spara la frequenza a modulazione sul nostro corpo, riamplificando le patologie. Se la patologia che mettono sul vostro corpo, faccio un esempio, è l'ustione, e l'ustione arriva al 5% della potenza del sistema, voi se vi mettete l'alluminio intorno, loro vedono che la frequenza che viene sparata sul vostro corpo nel riscontro di analisi diminuisce a 2 a 3. Allora loro riamplificano dal sistema in automatico e vi riportano la frequenza a 5. Invece, se andate in mezzo ai prati, al buio, durante la notte, senza cellulari, senza interazioni di frequenze elettromagnetiche o interazioni di frequenze radio, le frequenze diminuiscono totalmente perché non possono interagire attraverso i campi elettromagnetici delle frequenze a microonde, delle frequenze della corrente elettrica che interagiscono con una sorta di elettroshock in alternata sparato nel nostro cervello. E sappiamo perfettamente che le frequenze del cervello lavorano in frequenza continua, invece loro ci sparano l'alternata e l'alternata crea una sorta di destabilizzazione cerebrale, portando il cervello a una sorta di elettroshock continuo e simulato. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia, scrivetemi vittime del controllo neurale @gmail.com.